preparato per voi un dolce profumatissimo, ideale per la stagione invernale. Si chiama pan d'arancia ed è realizzato con un'intera arancia, ancora con la buccia, tritata e mischiata nell'impasto. Adesso vi faccio vedere come realizzare questo semplicissimo dolce con il Monsieur Cuisine Connect, ma vi ricordo anche con il Monsieur Cuisine Plus allo stesso modo. Seguitemi e scoprite il procedimento e gli ingredienti. Per preparare il nostro pan d'arancio ci occorrono innanzitutto un'arancia grande, non trattata, a cui io ho tolto la parte inferiore e superiore, che sono quelle che hanno maggior concentrazione di buccia bianca, e ho tolto anche il filo centrale, che anch'esso è bianco e potrebbe risultare amaro. Quindi abbiamo detto un'arancia non trattata, poi abbiamo 250 g di zucchero, 300 g di farina, 130 g di latte, 110 di olio di semi, 3 uova, una bustina di vanillina di zucchero vanigliato e una bustina di lievito. La prima cosa che andiamo a fare è mettere l'arancia che abbiamo fatto a pezzi nel boccale, impostando poi velocità 8 per 10 secondi in modo che si trituri. Quindi abbiamo detto velocità 8 per 10 secondi. Vediamo com'è diventata la nostra arancia. È diventata una vera e propria pasta, vedete? Dopodiché mettiamo lo zucchero e l'olio ed impostiamo 20 secondi a velocità 5. Mettiamo di nuovo il coperchio, velocità 5, 20 secondi. Adesso aggiungiamo le uova ed il latte e andiamo ad impostare 10 secondi a velocità 4. Latte. Velocità 4, 10 secondi. Adesso andiamo a mettere le polveri, quindi farina, vanillina e lievito. Farina, vanillina o lievito, zucchero vanigliato e lievito. Ed impostiamo 10 secondi a velocità 4. Di nuovo, come prima. L'impasto è pronto, adesso lo andiamo a mettere in uno stampo di 24 cm di diametro, possibilmente a ciambella, e lo andiamo a cuocere a 180 gradi per circa 40 minuti. Ecco la mia teglia imburrata, adesso vado a versare il composto ottenuto. Metto in forno e ci vediamo tra 40 minuti circa. Ed ecco già sfornata e decorata con lo zucchero a velo la nostra torta pan d'arancia. Peccato che non si possa sentire dal video, ma ha un profumo davvero eccezionale. Adesso vi faccio vedere l'interno per mostrarvi la morbidezza. Vedete la fetta che ho realizzato, si vedono anche i pezzettini di arancia all'interno dell'impasto. Guardate com'è morbida, è proprio una spugna. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e vi invito come al solito a seguirmi sul mio sito www.messiericiette.it. Vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia, ma soprattutto vi invito ad iscrivervi a questo canale In Cucina con Messier. Buona cucina a tutti!